Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Il Ministero della Salute assegnerà oggi i colori alle varie regioni che scatteranno dal prossimo lunedì 26 aprile. Dall'analisi dei numeri e della curva epidemiologica sembra quasi certo che l'Italia torni a tingersi di giallo. Sono infatti in area arancione solo 5 regioni, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta, mentre la Sardegna resterà rossa. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Lo prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà proprio in serata sui basi dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. Le nuove ordinanze andranno in vigore a partire dal 26 aprile. Le decisioni sulla base del monitoraggio all'esame della cabina di regia rilevano un lieve calo dell'incidenza dei casi Covid. L'approvazione del nuovo decreto legge Covid intanto divide il governo e scontro con la Lega soprattutto sull'orario del coprifuoco. Il decreto sarà infatti in vigore sì dal 26 aprile, ma avrà la validità fino al 31 luglio e non è detto che non venga rivisto periodicamente sia per quanto riguarda il divieto di uscita notturna dalle 22 sia per altre misure. Il governo infatti ha già stabilito che ci saranno tagliandi ogni 2 settimane per verificare l'andamento della curva epidemiologica. Se dovesse essere in discesa le misure saranno allentate, anche così il coprifuoco potrà essere posticipato o addirittura annullato. Sempre in giornata, l'Agenzia Europea del Farmaco ha raccomandato di continuare a somministrare la seconda dose del vaccino di AstraZeneca tra 4 e 12 settimane dopo aver somministrato la prima, in linea con le informazioni sul prodotto. Il rapporto rischi-benefici del vaccino di AstraZeneca rimane positivo per gli adulti in tutte le fasce d'età, sostiene proprio l'EMA in una nota, in cui rileva che i benefici della vaccinazione aumentano con l'aumentare dell'età e i tassi di infezione. L'Agenzia Europea del Farmaco nella sua nuova valutazione ribadisce che i benefici del vaccino superano i rischi, ricordando che sono le autorità nazionali a considerare altri fattori e come utilizzare al meglio tutti i vaccini. Gli effetti collaterali più gravi sono casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse, che si stima si verificano in una persona su 100.000 vaccinate. Il Comitato ha analizzato i benefici del vaccino e il rischio proprio dei coaguli del sangue, dividendoli in base all'età e nel contesto dei tassi di infezione mensili. Il basso è 500 persone per 100.000, medio 401 per 100.000 e alto 886 per 100.000 persone. I benefici della vaccinazione quindi aumentano con l'aumentare dell'età, viene espressamente più volte indicato, mentre per un'analisi degli effetti del vaccino in relazione al sesso, secondo l'EMA, era irrealizzabile essendo i dati disponibili sullo stesso vaccino di AstraZeneca in tutta l'Unione Europea fortemente insufficienti. Consueto bollettino di contagi Covid invece per l'Italia divulgato dal Ministero della Salute sulla base del monitoraggio giornaliero. I nuovi contagi sono 14.761 in 24 ore su 315.700 tamponi processati per un tasso di positività pari al 4,67%. I decessi in un giorno sono 342, calano i ricoveri ordinari, meno 654, ora 21.400. 440, ma anche quelli in terapia intensiva meno 42 unità. I guariti invece sono 21.069 per un totale di 3.351.461. In Campania invece nelle ultime 24 ore sono 1.970 casi positivi, 687 sintomatici su 19.653 tamponi effettuati. Secondo i dati dell'unità di crisi della Regione Campania, l'indice di positività aumenta seppur in maniera lieve. Se infatti ieri era pari al 9,52%, oggi sale al 10,02%. Ad aumentare anche il numero dei decessi che arriva a 49, ieri invece 26, 27 deceduti nelle ultime 48 ore e 22 nei giorni precedenti, mentre guariti sono 1.913. In crescita i ricoveri in terapia intensiva, oggi sono 146 i posti letto occupati, mentre ieri erano 143. Calano invece i posti letto in degenza, occupati 1.513 oggi, ieri 1.541.
Ai ristoratori si può dire noi apriamo fino alle 22? È chiaro che è una presa in giro. La mia idea è manteniamo il coprifuoco, ma l'apertura dei ristoranti mi pare ragionevole consentirla fino alle 23 e il rientro dei clienti fino alle 23.30, magari conservando lo scontrino da esibire alle forze dell'ordine. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta social come ogni venerdì. Inoltre sarà firmata un'ordinanza sulle modalità della campagna di vaccinazione di massa nelle isole del Golfo di Napoli. Ascoltiamo un estratto. Altro elemento di contraddizione. Decidiamo di aprire le attività dopo il 26. C'è un tema che riguarda i ristoratori. Ma si può dire noi apriamo di sera fino alle 22? Parlando anche ai ristoratori, è chiaro che questa è una presa in giro. La mia idea è molto semplice, manteniamo il coprifuoco alle 10 quanto vogliamo noi, ma se non dobbiamo prendere in giro i ristoratori, ferme restando le esigenze di sicurezza, di contingentamento, di distanza da tavolo a tavolo, mi pare ragionevole consentire l'apertura dei ristoranti fino alle 23 di sera e il rientro a casa fino alle 23.30. Perché se esco dal ristorante devo avere la possibilità di tornare a casa, magari mantenendo lo scontrino da esibire eventualmente alle forze dell'ordine. Questa sarebbe stata una cosa ragionevole. Poi tutto chiuso, ma per tenere tutto chiuso è anche il coprifuoco, come io ritengo necessario fare ancora per parecchie settimane. Sarebbe necessario avere il controllo da parte delle forze dell'ordine. Ma ancora oggi mancano le decisioni fondamentali rispetto al controllo del territorio. L'Italia rimane abbandonata a se stessa. Zona rossa, zona gialla, zona arancione, stupidaggini. L'Italia è abbandonata a se stessa. E ancora oggi, a un anno di distanza, io non trovo l'approvazione di un piano specifico di impiego delle forze dell'ordine per il controllo del territorio in funzione anti-Covid. Esprimo una valutazione critica nei confronti del commissario di governo, perché ad oggi la Campania è sotto di 200.000 dosi di vaccino. Banalità del male, atteggiamento omertoso, sono i due concetti che evidenzia il procuratore capo della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, nel parlare dell'indagine sulla morte di Maurizio Cerrato, l'uomo di 61 anni aggredito con un crick e poi colpito al petto con una coltellata al culmine di una lite scoppiata perché la figlia aveva poco prima parcheggiato la propria auto in un posto occupato da una sedia in via 4 Novembre. Fragliasso parla a margine dell'esecuzione di un decreto di fermo che ha portato in carcere 4 persone accusate di omicidio colposo in concorso, aggravato proprio dalla premeditazione e da futili motivi. Da questa vicenda dichiara emergono forti 2 considerazioni. Proprio quella che c'è sempre una più diffusa banalità del male, ma soprattutto in Campania un atteggiamento omertoso di tutti i testimoni. Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha partecipato alle operazioni di controllo del patrimonio naturalistico di Somma ad opera delle guardie zoofile, dell'Associazione Italiana di Sicurezza Ambientale e del Corpo dei Vigili Urbani di Somma Vesuviana con il servizio di igiene urbana nella Giornata Mondiale della Terra. Sul punto sentiamo proprio le parole del primo cittadino e di Carmine Esposito, il coordinatore provinciale del nucleo operativo Guardie Rurali. È un momento importante per il mondo, ricordare il pianeta Terra per la sua bellezza, per la sua unicità. Io ringrazio i volontari presenti qui oggi che ci mettono l'anima e tanta passione perché sono innamorati di quello che stanno facendo, cioè la tutela del nostro patrimonio faunistico, il nostro patrimonio ambientale. C'è un problema però. Noi adesso ci troviamo in una delle strade, diciamo, secondarie della nostra città. Questa strada è stata da poco pulita da parte di igiene urbana con l'ausilio anche
delle guardie zoofile dell'AISA che sono qui presenti, adesso è di nuovo sporca. E questo è il dramma che noi ci troviamo a combattere tutti i giorni. Ci sono delle persone che non amano prima di tutto sicuramente se stessi, ma poi non amano il patrimonio unico che ci hanno lasciato, ed è il patrimonio del pianeta Terra. Io faccio un appello a questi signori che vanno a scaricare pneumatici, che vanno a scaricare l'immondizia. Noi abbiamo un servizio per la differenziata che è arrivato al 71/72%, e questo è un fatto importante, significa che i nostri concittadini ci seguono, seguono il lavoro che stiamo facendo come amministrazione, ma ci sono purtroppo, ahimè, degli sporcaccioni che non vogliono bene, che buttano tutto l'immondizia dove si trovano. Forse lo fanno anche a casa loro, sarà così che vivono nell'immondizia, e questo è un dramma per loro. Però purtroppo ricade anche sulla nostra città, ricade sulle casse comunali, perché ci sono dei costi in più per la differenziata. È tutto un cane che si morde la coda. Noi abbiamo implementato con 24 telecamere sul nostro territorio, che fanno, oltre a un controllo per la sicurezza del cittadino, abbiamo installato in alcune zone periferiche queste telecamere, e lì non c'è più immondizia, però trovano i nostri cari sporcaccioni, trovano il modo di farlo in altri luoghi della grande periferia di Somma Vesuviana. Voglio dare una buona notizia: a breve saremo pronti per implementare almeno con altre 30 telecamere sul nostro territorio. Questo non è una promessa, ma daremo anche dimostrazione saranno ben visibili le telecamere, sarà ben visibile un controllo ancora più pregnante sul territorio da parte delle guardie zoofile, delle guardie ambientali, dell'AISA e di tutti i cittadini che vogliono bene al pianeta Terra. Questo è il nostro impegno. Abbiamo trovato ancora, dopo 2 mesi di segnalazione effettuata, dei residui di amianto, delle buste contenenti dei plafond di amianto. Una situazione comunque con rifiuti lasciati dalle persone, è una situazione purtroppo pregressa. Il discorso è che se il cittadino non acquisisce un minimo di senso civico, purtroppo non potremmo noi sopperire alla grande. Nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Caserta, con i dati diramati dall'AS di Terra di Lavoro nel consueto bollettino odierno di venerdì 23 aprile. Sono infatti 281 i nuovi positivi, 8 vittime e 317 guariti. I tamponi elaborati sono stati 2.711, per un tasso di incidenza che supera il 10%, ma di poco, infatti è il 10,37%. Nel saldo complessivo prosegue la discesa sul territorio, con meno 44 positivi in tutta la provincia. Caserta resta però in cima per numero di casi attivi, con 483 persone positive, seguita da Marcianise con 448 e Maddaloni con 394. Il centro Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta diventa un vero fiore all'occhiello per tutta la Campania. 32.000 somministrazioni solo per i residenti a Caserta, tra prima 21.993 e seconda dose. Insomma, più del 30% dei casertani ha già ricevuto la prima. Si procede senza intoppi nei 26 box allestiti dell'esercito con l'ASL, coadiuvati dalla prefettura e dal comune di Caserta. Uniti si vince è uno slogan davvero perfetto: dalle 150 alle 180 iniezioni all'ora, per un totale di circa 2.400 vaccini al giorno. Con il passare del tempo i traguardi diventano sempre più ambiziosi. L'obiettivo infatti è di superare le 3.000 somministrazioni. Caserta è tra le città più vaccinate d'Italia. Così il commento social pubblicato dal sindaco di Caserta, Carlo Marino. Gli fa eco anche Michele Tari, dirigente dell'AS di Caserta, che parla ancora dei vaccini in città. Abbiamo ormai finito di vaccinare gli over 80 che si sono iscritti sulla piattaforma regionale, ma ve ne sono 4.500 da noi censiti che non si sono iscritti perché forse sono soli e non sono in grado di farlo. Questa è una delle maggiori criticità che sta incontrando la campagna vaccinale, insieme alla rinuncia ad AstraZeneca, che per gli under 60 si aggira sul 30-35%.
Secondo i dati dell'ASL e Casertano si somministrano in media nei 6 hub vaccinali 6.200 dosi giornaliere, un terzo delle quali viene somministrato proprio alla Ferrari Orsi. Finora sono state somministrate in totale quasi 245.000 dosi, con 127.639 prime e 68.134 richiami. Gli over 60 di Cetari rifiutano poco la somministrazione, quasi l'80% si è fatto iniettare AstraZeneca, mentre le defezioni sono tante per gli under 60. Tari fa infine appello ai 4.500 over 80 censiti ma che non si sono registrati sulla piattaforma regionale Sinfonia. In totale gli ultra ottantenni censiti sono 38.000, di essi hanno ricevuto la dose di vaccino 33.490, ovvero tutti quelli registratisi. Il dirigente dell'ASL ha annunciato che presto saranno attivati, accanto ai 6 hub già operativi, altri 3 poli vaccinali, a Francolise, Piana di Monteverna e un altro con la modalità drive-thru a Teano. Nella mattinata di venerdì 23 febbraio a Sessaurunca, Mondragone, Pietramelara, Cassino e San Calvo, i carabinieri di Sessaurunca hanno tratto in arresto 17 persone, in particolare, riporto un comunicato della Procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di 14 persone è stata applicata la custodia cautelare in carcere, mentre per altri 3 indagati sono stati applicati gli arresti domiciliari. I provvedimenti sono originati da una complessa e articolata attività di indagine diretta dalla medesima procura e delegata ai carabinieri della compagnia di Sessaurunca, avviata nello scorso maggio 2018 e conclusa nel novembre 2019, con investigazioni che consentivano di individuare un gruppo di persone operanti nelle province di Caserta, Frosinone e Chieti e responsabili di intense e duratura attività di spaccio. Dagli accertamenti svolti emergeva che alcuni degli indagati acquistavano all'ingrosso quantitativi enormi di cocaina e eroina e successivamente intessevano rapporti con altri spacciatori, responsabili di piazze di spaccio nelle medesime province, provvedendo a trasporto e vendita. Le attività hanno consentito di accertare oltre 200 episodi di spaccio, identificando molti assuntori e arrestando 3 spacciatori locali, deferendo altre 8 persone. Venivano inoltre rinvenuti e sequestrati 30.000 euro in contanti e 5 kg tra cocaina e eroina, sottraendo alla disponibilità dei pusher migliaia di dosi pronte a essere immesse nel mercato. Concludiamo come sempre con lo sport. Napoli-Lazio non ha assolutamente deluso le aspettative per una lotta Champions che si fa sempre più calda. Il verdetto del Maradona è chiaro, 5-2 per gli azzurri che si rilanciano per un piazzamento nell'Europa più blasonata ed un segnale chiarissimo alle antagoniste per il finale di stagione. Succede inizialmente tutto nei primi 12 minuti, sblocca il risultato capitano Insigne su rigore al 7° minuto, raddoppia Politano con un gran gol pochi minuti dopo, trista ancora del 24 partenopeo e poker di Mertens al 65°. Poi blackout dei padroni di casa e la Lazio che accorcia al 70° con Immobile, al 74° con Milinkovic-Savic. Ma sarà il neoentrato Osimhen con la collaborazione di una grande percussione di Lozano a chiudere match e tabellino dei marcatori. Non mancano però le polemiche per il rigore concesso al Napoli, poiché sul seguente capovolgimento di fronte anche Isai aveva commesso un presunto fallo proprio su Milinkovic-Savic in area piccola. A parlare dell'accaduto è Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ancora out per Covid. Dal campo di Chiara non si vede nulla di solito, ma ci sono state 2 partite. La prima dura soltanto 5 minuti fino all'episodio del rigore. Milinkovic prende la palla e il calcio che ho giocato io voleva che il gioco pericoloso fosse da parte di chi metteva la testa in quell'azione. Sul ribaltamento di fronte avremmo avuto un fallo da ultimo uomo con rigore a nostro favore. È un KO che non deve compromettere niente, abbiamo subito un altro scontro diretto. Dobbiamo considerare un bonus la partita in meno che abbiamo in calendario. Con altri 3 punti saremo di nuovo in zona Champions. Con oggi sono 12 vittorie su 16 partite, nonostante tutto, conclude. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi. Come ogni venerdì in prima serata una nuova puntata di Prima Serie A. Invece appuntamento a domani mattina, come di consueto, ore 6:55 con la rassegna stampa live di Teleprima. Buona serata.